Per l'ennesima volta raddrizziamo una partita nel finale, ma sarebbe stato davvero un peccato. Quest'oggi direi il gol non certo colpa di una amnesia difensiva, è stato un gran tiro da 20 metri con palla all'incrocio dei pali, però una bella reazione e l'impressione è che tutto sommato forse quel finale di Scappini, magari anche solo un calcio di punizione dal limite, avremmo potuto magari fare il colpaccio. No, sì, però va bene così, anche perché comunque recuperare una partita poi alla fine, per come si era messa, se non avessimo portato a casa dei punti sarebbe stato veramente un peccato, perché il Mezzane comunque è un'ottima squadra e poi alla fine ha fatto solo un tiro in porto, vuol dire che noi oggi sotto l'aspetto difensivo abbiamo fatto bene. La partita l'abbiamo fatta, il primo tempo doveva essere in attesa come era stato, perché comunque aveva bisogno di così di non concedere spazio alle Mezzane, perché a giocatori, soprattutto quando ci sono gli spazi, ai giocatori importanti, soprattutto negli esterni, bravi nell'uno contro uno, forti, e quindi il primo tempo era un po' studiato così. Il secondo avevo già preparato un po' situazioni un po' differenti, dove comunque dovevamo cambiare qualcosa, indipendentemente che poi siamo passati in svantaggio. Ci siamo messi 4-3-3 e lì poi la squadra ha iniziato a macinare gioco, avere occasioni, ha avuto un'occasione clamorosa con Corchi, abbiamo un'altra avuto con Donadio, però comunque si vedeva che la squadra aveva voglia di pareggiare, oltre anche stando bene in campo, ma proprio c'era all'interno di ogni giocatore la voglia proprio di far gol, di pareggiare. Fortunatamente è arrivato alla fine, ma penso che sia stra musicato. Ecco, la duttilità tattica forse il pregio migliore che si è riuscito a costruire questa squadra, ha cambiato il modulo più volte nel corso della partita con una facilità estrema. Sì, no, noi abbiamo questo, almeno sotto questo aspetto qui, riesco a cambiare in corsa molte volte il modo di stare in campo, a livello soprattutto tattico. Siamo partiti con un 3-4-3, abbiamo finito con un 4-3-3. Questa è una squadra che può all'interno della gara, in base anche un po' come sono gli avversari, un po' cosa vogliamo fare noi, che tipo di calcio, se siamo un po' più in attesa, se vogliamo avere un po' più di dominio, quindi in base un po' alla squadra avversaria, ma soprattutto a quello che vogliamo noi, a quello che poi serve durante la gara, il nostro assetto tattico cambia spesso durante la gara, anche perché poi comunque durante la gara poi anche per gli avversari poi trovare le contromisure non è sempre così semplice e facile. Ecco. Abbiamo agganciato il Fiorenzuola, due punti dall'Alessandria, mi pare tre dalla Pro Patria, se non vado errato, che è a quota 13. Anche questo da morale? Sì, adesso metto un pianino, tanto stiamo dando continuità di risultati, che è già una cosa per la nostra squadra, già una cosa molto molto importante. E anche oggi, ripeto, qua è un campo difficile, perché io tutte le partite del Lumezzane le ho viste, soprattutto quando gioco in casa, fa quasi sempre il risultato, quindi sapevamo che oggi era una trasferta molto molto difficile, però la squadra ha retto bene. Primo tempo abbiamo fatto bene la fase difensiva, non bene la fase offensiva, perché eravamo un po' troppo timorosi, con poca personalità nel voler giocare, però non so se era il fatto che magari il sole anche tra virgolette era un po' basso, quindi anche sia noi che loro facevano fatica a giocare la palla. Ecco, nel primo tempo questo sicuramente non l'abbiamo fatto bene, anche se ci siamo difesi bene la squadra, e poi secondo tempo abbiamo visto tutto, una squadra più positiva, una squadra che ha raggiunto meritatamente il pareggio.